tutta la costa estriana, per la pesca, il piccolo cabotaggio, venivano impiegati diversi tipi di imbarcazioni interamente in legno, alcune di medie dimensioni come i bragozzi e i trabaccoli, altre più piccole come le battane e battelle, mediamente lunghe intorno ai 5 metri. Alcune battane sopravvivono ancora, dal momento che la loro semplicità costruttiva ed economicità le ha fatte rimanere in uso più a lungo. Ora sono provviste di motore, ma fino alla metà del Novecento erano spinte a remi, con la caratteristica voga all'impiedi. Gli scalmi spesso erano posti su un buttafuori, ossia una traversa che si prolunga oltre i bordi e consente che i remi siano più distanziati e non si incrocino. Dato il fondo piatto, il timone delle battane era molto grande, in modo da ricoprire la funzione di deriva per assicurare maggiore stabilità. Le battane venivano impiegate per pescare a poca distanza dalla costa, con l'impiego di piccole reti, della fiocina o di lenze di vario tipo. Potevano essere munite di vela, in modo da coprire più facilmente maggiori distanze. Insieme all'acqua, il vento era l'unica energia motrice sfruttabile in epoca preindustriale. La vela era a forma di trapezio rettangolo ed era detta al terzo, perché il punto di sospensione all'albero corrisponde all'incirca ad un terzo della lunghezza dell'antenna su cui è montata. In Istria, come in tutto l'Adriatico settentrionale, le vele venivano dipinte in diversi colori, specialmente giallo ocra e rosso mattone, e decorate con vari simboli. Tale procedimento dava maggiore durata al tessuto e permetteva il riconoscimento dell'imbarcazione da lontano, anche con cattiva visibilità. A Rovigno, una delle cittadine istriane di maggior tradizione marinara, negli ultimi anni un'associazione culturale ha promosso il restauro e la costruzione di diverse battane. In particolare ne sono state realizzate alcune con albero e vela, che vengono impiegate per diporto durante la stagione turistica e hanno anche preso parte a regate riservate alle imbarcazioni tradizionali. La vela dipinta di una di esse porta lo stemma della cittadina. Un tempo ciascuna famiglia di pescatori usava proprie combinazioni di disegni e tinte che formavano una specie di araldica popolare. Anche più a nord, a Isola, una battana è stata restaurata e munita di una vela dipinta. È stata esposta dall'amministrazione comunale, prima al centro di una piazza, collocazione discussa dalla cittadinanza, poi, ma con l'albero privo di vela, è stata sospesa a due pali su un moletto, secondo un sistema di tirare a secco le imbarcazioni, un tempo tipico della vicina zona di Salvore.
Amuggia, la più settentrionale delle cittadine costiere dell'Istria, rimane una sola battana ancora predisposta alla navigazione a vela. Il padre dell'attuale proprietario, nativo di Capodistria, dopo la Seconda Guerra Mondiale si trasferì con la famiglia a Muggia, dove già lavorava in un cantiere navale. Circa 40 anni fa, poco prima della sua scomparsa, si dedicò alla realizzazione di una battana, con l'intento di continuarne la tradizione velica. Nel filo della stessa volontà di conservazione della memoria, la vela venne dipinta dal figlio del costruttore con un disegno solare ispirato allo stemma di Capodistria. Oggi, nei mesi estivi, l'imbarcazione viene usata talvolta anche per pescare con lenze a strascico, ma più spesso veleggia come imbarcazione da diporto nel breve tratto di mare che porta alla vicina costa slovena. Thank you.